La connessione tra la terra e le donne, per così dire, è stato il terreno di partenza da cui io ho appreso la mia lezione sull'ecologia. Cioè, la mia istruzione scolastica a livello universitario è legata alla fisica, però sono state le donne nell'Himalaya che mi hanno insegnato la mia lezione, quello che so sull'ecologia. Quindi spesso dico che sono andata all'università di Cicco dell'ecologia. All'epoca la prospettiva era il fatto di abbattere gli alberi, perché abbattere gli alberi portava appunto alla crescita e quindi si era instaurato questo legame, abbattere gli alberi, creare crescita. Però tagliare gli alberi, in quelle montagne appunto così alte, significava creare dei disastri ambientali perché appunto le grosse quantità di pioggia determinavano delle slavine. E una delle conseguenze è stata anche la sparizione dell'acqua. Adesso, mentre stavamo arrivando, abbiamo camminato all'ombra di questi alberi e potete capire bene qual è la quantità di umidità che gli alberi riescono a far mantenere alla terra e quindi in un certo qual senso gli alberi permettono di mantenere il tono dell'acqua e naturalmente alberi diversi funzionano in maniera diversa. I pini crescono appunto eretti e sono ottimi per l'industria del legno ma per la conservazione dell'acqua sono inutili. La quercia invece cresce in tutte le direzioni, decide la quercia appunto dove crescere e quindi dal punto di vista dell'industria del legno è assolutamente inutile, ma è assolutamente vitale per l'humus, per la conservazione dell'acqua e per poterci rendere questo dono appunto dell'acqua. All'epoca, negli anni 70, l'idea appunto era quella di abbattere le foreste e a quel punto sono intervenute le donne abbracciando gli alberi perché gli alberi appunto sono la nostra fonte, per così dire, di salvezza perché ci preservano l'acqua, le foglie ci danno il latte perché le foglie di quercia vengono utilizzate come alimenti per le mucche e naturalmente le radici sono le nostre fontane di acqua. E molto prima che si tenesse appunto il primo meeting internazionale sull'ambiente, sono state le donne nei villaggi che hanno promosso questa conoscenza rispetto al legame che c'è tra la terra e le donne. And initially they were ridiculed, they were jailed. Inizialmente queste donne venivano ridicolizzate, venivano appunto incarcerate, venivano marginalizzate, ma dicevano la cosa giusta. Nel 78 c'è stata una disastrosa inondazione nel nord dell'India e a quel punto il governo ha riconosciuto che quello che dicevano queste donne era giusto, e cioè che gli alberi ci portano acqua, ci conservano l'acqua, conservano il terreno e quindi le foreste non dovevano essere abbattute, non dovevano essere uccise, ma dovevano essere mantenute vive. E quindi nel 91 è stata promossa questa legge per bandire l'abbattimento degli alberi in questa zona. È stato proprio in quel periodo in cui ho deciso che effettivamente potevo lasciare l'università e cominciare a lavorare appunto alla base con la società a livello locale per promuovere le attività che potevano interrompere la distruzione, ma a quel punto è arrivata la globalizzazione. Senza dilungarmi troppo, però posso dirvi che in quegli stessi territori dove le donne all'epoca difendevano gli alberi, adesso le donne stanno difendendo il sacro fiume del Gange. Sapete, in India il Gange viene considerato la madre divina, e proprio letteralmente le persone considerano questo fiume una divinità materna. That's because from the most fragile mountains of the world. E questo perché appunto dalle montagne più fragili che ci siano arriva appunto scorre questo fiume che porta materiale alluvionale, porta fertilizzante e viene tutto depositato appunto in questo bacino, cioè 2000 metri di materiale alluvionale assolutamente fertile. Se voi considerate che di solito si considerano pochi centimetri di appunto terreno fertile, in questo caso ne abbiamo 2000 metri. Da queste montagne appunto discendono organismi, batteri, virus, che però in realtà fanno sì che questo sistema, questo fiume si autopurifichi. È stato dimostrato scientificamente che appunto lasciando l'acqua del Gange così a riposare per 5 minuti si autopurifica anche se è acqua inquinata. Adesso però questo fiume, il fiume della vita,
viene imprigionato perché stanno costruendo 200 dighe. 200. Il 12 giugno è il giorno del Gange, abbiamo iniziato un'intensa attività per arrestare tutto ciò, così come abbiamo fatto con l'industria del legno per arrestare il processo appunto di abbattimento degli alberi, vogliamo arrestare anche questo processo appunto di costruzione di tutte queste dighe, perché se l'India deve vivere, il Gange deve vivere. Se proseguiamo sulla filosofia che ci ha illustrato adesso Marcello, cioè del fatto che tutto è correlato in relazione a questa capacità di adattamento, significa appunto che con l'adattamento abbiamo l'espressione della vita e l'evoluzione della vita. But when life and the earth is seen as empty and as being populated, quando la vita e la terra vengono visti appunto come vuoti e popolati da macchine, da questi prodotti morti, allora l'umanità blocca l'espressione appunto della vita. In the 70s, early 80s, constantly negli anni 70 e all'inizio degli anni 80 ho sempre lottato contro l'impoverimento del fatto di considerare ad esempio la monocultura dell'eucalipto esclusivamente per la produzione di polpa per costruire la carta, e quindi le foreste pluviali, queste foreste così ricche, venivano considerate come assolutamente inutili e quindi potevano solo essere abbattute. Abbiamo quindi condotto degli studi per dimostrare che la produzione appunto degli eucalipti fosse molto limitata, non si produceva cibo dagli eucalipti, il terreno veniva estremamente impoverito perché appunto le foglie ad esempio degli eucalipti, che sono così utili per curarci quando abbiamo il mal di gola, in realtà uccidono i microrganismi che sono presenti nel terreno. And remember in 1980 when I did this big study, whether it was the World Bank or it was negli anni 80, quando io appunto ho condotto questo grossissimo studio, gli esperti della Banca Mondiale o esperti del settore usavano frasi del tipo: da un punto di vista commerciale, quindi commercialmente parlando, questa meravigliosa biodiversità che noi vediamo in realtà non merita di esistere, non sono altro che malerbe. And then a little later, poi un po' più avanti, in Punjab c'è stata quella che era stata definita la rivoluzione verde. In realtà non è stata una vera e propria rivoluzione verde perché non era per niente ecologica. And again, l'argomento utilizzato era che la rivoluzione verde produceva di più. So I used to come down from the mountain villages. Io scendevo dalle montagne dove c'era appunto una vegetazione lussureggiante, alberi che gli stessi alberi e sotto gli alberi appunto nel sottobosco producevano cibo, in realtà proteine. Scendevo appunto nel Punjab e vedevo questa immagine tristissima di queste monoculture nane di grano. Io lo potevo proprio vedere che si trattava di una cultura triste. Tutte le culture hanno sempre state culture delle donne, usate per appunto produrre, alimentare, prendersi cura. Dice, ma nel sistema dominante tutto questo non viene considerato, appunto perché lo ignora totalmente questo sistema appunto delle culture delle donne. La diversità è un sistema di libertà. Quando alcuni poteri, pochi poteri, vogliono controllare tutto ciò che ha a che vedere con l'alimentazione, l'abbigliamento e la maniera in cui le case vogliono essere costruite, beh, spingono verso le monoculture, perché le monoculture si prestano benissimo ad essere controllate. I sistemi della diversità sono basati appunto sulle connessioni, così come Marcello ci ha illustrato in maniera così vivida, creano le condizioni per la riproduzione, perché dice non è necessario attendere che arrivi una nave 3 volte la settimana e che trasporti appunto i fertilizzanti, dice perché attualmente appunto i contadini vengono uccisi rispetto a questa cosa, perché loro non vogliono utilizzare questi sistemi, ma viene fatto loro credere che i fertilizzanti sono quelli che servono. E in realtà è il terreno che determina il fertilizzante. And I have called this process of replacing the life diversity. E io ho definito questo processo di sostituzione della vita, la diversità, della libertà nei sistemi appunto monoculturali come in realtà una monocultura della mente. Quando si vede appunto il mondo come qualcosa di morto e popolato da
qualcosa che ha un valore dato esternamente, quando è popolato dalle macchine, quindi quando c'è una visione del mondo determinata o vista dalle macchine, allora dice ci sono solo due modi per rapportarsi, cioè uno è il fatto di chiudere gli occhi nei confronti di tutto ciò che la Terra appunto ci ha dato, e l'altro è considerare appunto il fatto che non c'è popolato assolutamente dall'uniformità. So in agriculture we're seeing how agriculture is being reduced to corn and soya and canola. In agricoltura tutto si è ridotto al mais, alla soia, e all'interno appunto dell'agricoltura tutto è stato ridotto ai trattamenti, agli erbicidi, alle tossine BT, e quindi ogni passo verso l'evoluzione è stato ridotto dalla cancellazione appunto della diversità. Che serve in realtà per mantenere il potenziale essenziale all'adattamento. Marcello ha detto una cosa molto interessante, cioè che noi come esseri umani biologicamente abbiamo meno capacità, e quindi abbiamo cercato di controbilanciare questa carenza culturalmente. And in the field of culture, the monoculture of the mind is. E dal punto di vista culturale, la monocultura della mente è stata creata per così dire mantenere certe culture privilegiate, per cui solo queste hanno diritto di esistere e le altre devono essere cancellate. E tutte le volte che gli italiani mi dicono mi dispiace, non parlo bene l'inglese, ci sono io che mi devo scusare perché parlo l'inglese. E non mi scuso assolutamente di indossare un sari, perché credo che sia bello avere il proprio modo di esprimere la propria cultura attraverso il modo di parlare, attraverso il modo di vestire, attraverso ciò che si mangia. Fino a 10 anni fa si diceva che la cultura del sari non sarebbe mai scomparsa. Dice però prima di partire per questo viaggio, per venire qui in aeroporto, ho visto almeno un sacco di donne indiane, chiaramente benestanti, pronte a partire per le loro vacanze in Europa, che seguivano la monocultura dei jeans. In realtà hanno veramente perso la capacità non solo di comprendere la cultura da cui provengono, dice, ma anche di capire che, essendo signore, dice, in carne come me, il sari può nascondere molto bene tutto quanto, dice, quindi questa monocultura del jeans di certo non aiuta. L'esercizio di cui parlava Marcello prima, cioè alla mattina di mettersi davanti allo specchio e fare le boccacce, allora potete benissimo farlo senza sentirvi ridicoli, e pensate a queste persone. La questione dei brevetti è correlata a tutto questo, perché l'idea è che appunto la vita può essere una macchina che può essere inventata dagli esseri umani. Un brevetto è un diritto esclusivo che viene appunto concesso a una persona che crea qualcosa di nuovo, che inventa qualcosa di assolutamente nuovo. E questo diritto esclusivo permette al detentore del brevetto di impedire a chiunque altro di produrre la stessa cosa, di usarla, di distribuirla, di rivenderla, di copiarla. La vita però non viene inventata quando viene introdotto, ad esempio, un gene proveniente da un altro organismo. Se io porto una sedia all'interno di questo bellissimo edificio, non posso dire di averlo fatto io, questo edificio che quindi adesso mi appartiene. Spostare i geni è come appunto prendere delle sedie e spostarle in giro, non significa creare qualcosa, soprattutto non significa possederlo. La costruzione di una città è altrettanto complicata, però non è comunque paragonabile a quello che possiamo definire in relazione alla vita. You know, even that first patent of 1970. Anche il primo brevetto della General Electric nel 70, in realtà lo scienziato che se ne è occupato ha dichiarato, dice, in realtà io non ho creato assolutamente niente di nuovo, mi sono semplicemente limitato a rimescolare i geni. And the consequences of patents. Le conseguenze dei brevetti sulla vita sono innumerevoli. La prima è una perversione etica, cioè permettere all'uomo di pensare di essere un creatore. And this is what happened when Dolly, you know, the sheep called Dolly.
Più o meno quello che è successo, sapete, con la pecora Dolly. Hanno chiamato il creatore, Ian Wilmot, il creatore, e lei e la pecora, appunto, la cosa creata, e quindi questa fusione era diventata una sorta di seconda creazione. E in secondo luogo, la vita ha a che vedere appunto con l'abbondanza, i brevetti sulla vita invece con la scarsità. Qui fuori c'è una scultura bellissima ed è piena di varie tipologie di terreno portati dai bambini. I bambini ci hanno messo dei semi, questi semi daranno 1000 semi, a loro volta altri 1000 semi. Dice, dei semi non ce ne sarà mai mancanza, però possiamo invece finire i brevetti sui semi, e questo è quello che sta accadendo. Da una parte, perché con ingegneria genetica stiamo perdendo la biodiversità delle sementi, e nell'attesa che questi brevetti riescano ad arrivare ai contadini, i contadini spendono sempre di più, si indebitano per acquistare le sementi, e in India, dice, 200.000 agricoltori si sono suicidati a causa del fatto di non poter acquistare questi semi. Another consequence. Un'altra conseguenza è legata al fatto che una volta che si è sviluppata l'arroganza per cui si è creato la vita, si può pensare che quando si va from un'altra cultura non si è un ladro, ma si è un inventore. Ci sono delle aziende che hanno brevettato il nome di piante meravigliose che vengono utilizzate per il controllo nei confronti dei parassiti, degli infestanti. Noi però abbiamo lottato contro questa cosa e abbiamo vinto. Our famous basmati è stato brevettato da un'azienda texana, il frumento è stato brevettato dalla Monsanto, e tutto questo ha ricevuto un nome. Noi gli abbiamo dato un nome, si chiama biopirateria. E vedo anche questa pianta qui, anche questo brevettato da un'azienda australiana, però hanno dovuto ritirare il brevetto perché abbiamo vinto noi. Ho appena ricevuto un messaggio che appunto un'azienda si è recata da degli artigiani che si occupavano di coloranti naturali, hanno ricevuto tutta una serie di informazioni, adesso questa coppia sta sviluppando appunto il brevetto su questi coloranti naturali. Quindi il sistema dei brevetti permette a questi ladri di aggirarsi nella società sentendosi appunto pieni di dignità e orgogliosi. So we had huge campaigns, and I remember one that I'll conclude with. Women, peasants, per concludere, ha citato una delle tante campagne che hanno condotto, dice, donne, bambini, contadini hanno scritto delle cartoline, dice, scritte nella loro lingua, dicendo, anche noi ce li abbiamo i ladri, ma da noi i ladri sono persone disperate, persone che non ce la fanno nemmeno a mangiare, quindi rubano un po' di pane. Qual è la vostra disperazione? Venite a parlarne con noi e cercheremo di risolvere il problema. Economics is not cannot. No, mi dispiace, l'economia non può essere una scienza esatta, è basata sui valori e su come creare values, i valori, e ha a che vedere appunto con un rapporto di poteri all'interno della società. Quindi l'economia ha a che vedere non appunto con il fatto di essere una scienza esatta, ma con il potere. And it's interesting that this distortion. Questa distorsione è accaduta recentemente, dice, questa è la cosa interessante. In passato, infatti, non c'era differenza, non c'era un divario tra la vita quotidiana e l'economia. L'economia aveva a che vedere con la gestione, per così dire, della casa, ed erano le donne che gestivano la casa. L'economia è stata separata dalla casa, dalla terra, dall'acqua, dal terreno. È stata separata dalle persone, le persone come creatori, come produttori, come persone che fanno. Ed è anche stata separata dalle persone che traggono piacere dallo scambio, dal confronto, e che soddisfano i loro desideri in maniere diverse. And one of the areas where this disruption took place
between the real economy. Una delle aree dove come dire, è avvenuto questo disassamento, per così dire, quindi tra la vera economia che ci rende felici, che ci soddisfa, che ci serve a soddisfare appunto i nostri bisogni, e l'economia che, come appunto diceva Marcello, è appunto virtuale, non è tattile, non è quella che appunto ci fa toccare i soldi, ma che semplicemente appunto permette ai soldi di moltiplicarsi in maniere misteriose, è legata allo spostamento che c'è stato della misura della crescita ed è passato da ciò che le persone fanno a quello che fa la finanza. Possiamo vedere però, proprio lo possiamo sperimentare come sta accadendo, cioè quel miliardo, triliardo di dollari che tutti i giorni si muove e viene spostato, quando però in realtà siamo in presenza di sempre meno persone che possono assicurarsi il cibo tutti i giorni, oppure persone che negli Stati Uniti perdono la loro casa, la loro abitazione a causa della crisi dei mutui. So basically, quindi essenzialmente più l'economia cresce in questo modo, più la gente si impoverisce e più si impoverisce il pianeta. The second disruption that has taken place, and that's really un disassamento che è legato a questo nuovo paradigma liberista della globalizzazione e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Just as al primo livello si dice, se tu misuri la crescita in relazione a quello che produci, produci quello di cui tu hai bisogno, in realtà non stai crescendo. The indicator called gross national product and gross domestic prodotto interno lordo, prodotto nazionale lordo, non sono calcolati in base a quello che le persone producono, ma in base a quello che le persone acquistano e che è stato prodotto da qualcun altro. In base a quello che ci dice l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ci sono paesi interi che non vengono considerati paesi in crescita perché producono per sé. Sei considerato un paese in crescita se acquisti, se acquisti da qualcun altro, ad esempio se acquisti dalla Cina. In realtà il commercio locale e nazionale è, come dire, stato distrutto per essere sostituito dal commercio a livello internazionale. L'obiettivo della vera economia che serve le persone a livello globale è quello di preservare l'economia a livello locale, ovunque. Quindi questo significa che, come dire, le teorie che stanno alla base di ciò che fa l'Organizzazione Mondiale del Commercio devono essere cambiate. E che per chi pensa che questo sia, come dire, un compito ingrato e impossibile, vorrei darvi due indicatori. In realtà, da quando abbiamo organizzato la protesta a Seattle nel 99, l'Organizzazione Mondiale del Commercio non si è mossa un granché, anzi è piuttosto morto. Ha fallito di nuovo a Cancun, sarebbe fallito anche a Doha, in realtà siccome il Doha Round è avvenuto pochi mesi dopo l'11 di settembre, c'era una militarizzazione fortissima, quindi navi militari, aerei militari, e praticamente il messaggio era: se questa cosa fallisce vuol dire che state con Bin Laden. In realtà quando si lavora in queste condizioni si obbligano le persone, significa che in realtà non hanno come dire, accettato dando un vero e proprio consenso, quindi da quel momento lì in poi non si è più mosso niente, da Hong Kong in poi non si è più mosso nulla. L'altra cosa, l'altra questione è questa, dice, noi veniamo, ho partecipato questa settimana al congresso mondiale del biologico, dell'IFOM, che si è tenuto a Modena, e diciamo, è stato un evento bellissimo che ha coinvolto moltissime persone, e tutti hanno detto: noi vogliamo creare e creeremo un'economia più gioiosa, più bella, una economia quindi più comunitaria, e tutto questo a livello globale. È come se ci fossero, dice, due globalizzazioni e due economie globali diverse. Da una parte quello delle monoculture, con poche grosse corporation multinazionali che si occupano di tutto, quindi andare nella direzione della clonazione e di ridurre sempre di più gli addetti nel settore coinvolto. L'altra globalizzazione è la globalizzazione che va nel senso della decentralizzazione, della localizzazione della diversità, per permettere appunto alle persone di esprimere ciò che di meglio hanno e possono dare. Credo che una delle sfide che dobbiamo affrontare per ridefinire l'economia a questo punto sia riportare sullo scenario le mani, perché le mani sono quello che è stato distrutto. Quindi, a parte tutto ciò che abbiamo fatto, che ho fatto in passato in relazione al cibo e all'agricoltura,
adesso abbiamo avviato un nuovo movimento che si chiama Le Fibre della Libertà, che ha a che vedere appunto con il fatto di riportare le capacità e le competenze all'interno della produzione tessile. Dice Caroline, che è qui seduta in mezzo a noi, vi potrà poi dare tutte le informazioni dopo. Per quanto riguarda l'ultima parte della domanda, cioè l'esigenza dei paesi poveri di sviluppare un'agricoltura che al tempo stesso rispetti l'ambiente, potrebbe così implicare un dibattito lunghissimo, ma cercherò di rispondere con dei brevi cenni. La chiave è: come si interpreta lo sviluppo dell'agricoltura? È possibile sviluppare l'economia sostituendo l'agricoltura ecologica con quella industriale in relazione al quantitativo di fertilizzanti utilizzati, l'indebitamento dei coltivatori che sono coinvolti e la qualità del prodotto che viene prodotto. E se si definisce l'agricoltura come sviluppo della capacità di creare organismi geneticamente modificati transgenici, allora a questo punto gli organismi geneticamente modificati si diffonderanno in tutto il mondo. Ma se invece consideriamo gli aspetti che hanno a che vedere su come sta andando la biodiversità, come stanno gli agricoltori, i contadini, gli addetti del settore, qual è il livello di libertà delle persone coinvolte, allora a questo punto invece non è sviluppo ma è sottosviluppo. Un'altra definizione comune dell'agricoltura dei paesi in via di sviluppo è questa, cioè quella di distruggere le produzioni locali degli agricoltori e fare in modo, dell'agricoltura, e fare in modo che i contadini in questi paesi coltivino prodotti mirati poi all'esportazione. Ampie zone del bacino del Gange intorno a Delhi e ad Accra sono state trasformate in coltivazioni di patate per il mercato globale. Ci sono così tante patate, ci sono patate di montagne che marciscono ovunque e la gente muore di fame. Quindi effettivamente queste definizioni disfunzionali, così le definisce, dell'agricoltura nei paesi in via di sviluppo sono proprio alla radice del fenomeno della crisi alimentare e della distruzione dell'ambiente. E gran parte del mio lavoro, sia a livello pratico sia a livello della ricerca che conduco, è mirato a mostrare come conservare la biodiversità, conservare l'acqua, recuperare la fertilità dei terreni è una cosa positiva sia per la natura che per le persone. È stata creata un'opposizione tra l'idea che da una parte ci sta il soddisfacimento dei bisogni dei poveri del mondo e dall'altra parte il rispetto dell'ambiente, e quindi in senso che sarebbero in contraddizione l'una con l'altra. Cioè, in realtà la mia vita, la mia esperienza di vita mi ha insegnato che è esattamente il contrario, nel senso che è possibile soddisfare le esigenze delle persone povere e al tempo stesso proteggere l'ambiente.